18 ottobre 2020, oggi vi porto a Kralingen, o Kralingen, che è uno dei quartieri più ricchi della città di Rotterdam, dove ci sono delle case straordinarie, bellissime, delle ville assurde. Premetto che non è una bellissima giornata perché è un po' nuvoloso, a tratti un po' nuvoloso, però volevo fare questo video da un sacco di tempo, quindi oggi vado comunque a Kralingen e vi faccio vedere le bellissime case che dicevo prima. È qualcosa di pazzesco, di straordinario. Ci sono delle case allucinanti. No, veramente non ho parole, sconvolgente. Allora, questa strada qui si chiama Weverstraat, una roba del genere. Trova Kralingen Ost, che è la parte a est di Kralingen. E sono tutte case di un certo livello, insomma. Ora sto passando lungo una stradina qui. Posso dirvi che incontro solamente macchinoni parcheggiati davanti a queste ville, quindi solamente Audi, BMW, Tesla. Poi tutte le casette hanno una parte di fronte dove possono lasciare l'auto. Qui c'è una cappella. Questo qui è il posto perfetto dove vivere. Hai la tua riservatezza perché hai la siepe davanti a casa, il cancello, il posto auto, questa auto qui, mamma mia che roba. Il posto auto davanti a casa, bellissimo, il giardino sul retro. Ho preso un caffè americano e uno sconti e un dolcetto britannico d'accompagnamento ai tè e al caffè. Ho pagato 4,50. Il sapore dolcissimo, e dentro c'è farina di cocco. Ed è buono, ci sta. Sono in un ristorante di cucina asiatica, surinamese, poi va anche cinese, non so come si chiama, è nei pressi della stazione dei treni di Rotterdam. Ho ordinato un piatto di noodle. Mi trovo nella zona vicino Hyde Park, che è uno, diciamo, dei parchi più grandi di Rotterdam, anche più carini. Costeggiando questo parco qui, quindi avendo il parco sulla sinistra e il canale sulla destra, si prosegue lungo questa strada che giunge fino all'Erasmusbrug, ma io adesso non vado verso l'Erasmusbrug, ci passo solamente accanto, non lo prendo e vado poi a sinistra verso l'interno, verso la città. Signor Walt, buonasera. Ho provato a contattarla recentemente. Precisamente qualche minuto fa. Mi facci sapere quando ha intenzione di richiamarmi, che così ci facciamo due chiacchiere, due risate, due sghigne, come si dice in gergo. Arrivederci, compagneros, alla prossima.